Ciao Castorini, io il Castoro Bruno, mettendo un po' in ordine la libreria, abbiamo trovato un libro bellissimo, La storia di un albero. E stavamo pensando se vi va di leggerlo insieme. Guardate un po', ce l'avete voi questo libro? Bello, mi è piaciuto. Allora, proviamo a leggerlo insieme. La storia di un albero. C'era una volta un albero di ciliegie. Aveva un tronco robusto e molti rami sottili pieni di foglie. Ma venne un vento freddo e forte che soffiò così tanto da far volare tutte le sue foglie. Poi venne la pioggia, una pioggia battente che lo punzecchiò tutto. Più avanti ancora venne la neve. Il ciliegio tremava per il freddo. Non sapeva come ripararsi dal gelo. Era così sopraffatto dal freddo che si addormentò. Bruno, finisce così questa storia? Mamma mia, Castori, che storia triste! Guardate com'era bello quest'albero! Poi arriva il vento, e poi arriva la pioggia, e arriva la neve! E alla fine il nostro povero albero, tutto nudo, senza foglie, infreddolito, si addormenta stremato. Mamma mia, è proprio una storia triste! Guardate che rami spogli, vuoti! Sarà morto ormai. Vabbè, allora Castori, pensiamo a cose più allegre. Facciamo così, ok? Sperando di trovare il resto della storia. Ognuno di voi prende un foglio bianco e prendete un bel pennarello, ci mettete sopra il vostro braccio e la mano bella aperta e poi tracciate il contorno. Vedrete, eh? Così, bene, bene, se non ce la fate vi fate aiutare, ma sono sicura che ci riuscirete. E voilà! È proprio un albero con il tronco e i rami. O lo fate così col pennarello, poi lo colorate dentro con i colori a cera, le tempere, i pastelli, colori a spirito, quello che avete. Oppure, se qualcuno ha le tempere e gli piace di più sporcarsi, si mette, prende la tempera marrone con un pennello, se la mette qui sul braccio e sulla mano e poi fa una bella impronta, ok? Di questo alberello tutto secco con i rami senza niente. Va bene, Castori? Speriamo di trovare il seguito della storia. Intanto disegnate tutti quanti questo albero con i rami spogli. Va bene? Crunk crunk, a presto!